Siamo a Sassoferrato, ovvero Sentium, teatro di una delle più celebri battaglie della storia. Del 295 a.C. qui si svolse la battaglia delle nazioni tra Romani e Galli Sanniti. È contornata dai magnifici Appennini ed è divisa in due parti, Rione Borgo in basso e Rione Castello in alto. Andiamolo a scoprire. La città si trova nell'entroterra della provincia di Ancona, sull'Appennino umbro marchigiano centrale. È circondata dal Monte Nebbiano, dal Monte Cucco, dal Monte Strega, dal Monte Catria. Il territorio sorge in una vallata dove scorre il fiume Sentino e due torrenti, la Marena e il Sanguerone, che confluiscono nel fiume Esino a San Vittore delle Chiuse. La nostra passeggiata inizia nella ogivale Piazza Matteotti, dove si affacciano il Palazzo dei Priori, il Palazzo Oliva e il Municipio. L'imponente palazzo comunale sovrasta la piazza con il suo bel loggiato del 1842. A fianco troviamo il Palazzo dei Priori, che ospita il Museo Archeologico. Siamo qui con Laura in un posto magico, devo dire, già da subito ha un'atmosfera in qualche maniera che sembra scolpita nel tempo. Ed è vero. Dove siamo qui? Allora, siamo all'interno di uno dei più caratteristici sicuramente vicoli del borgo di Sassoferrato. Un borgo medievale che si conserva quasi completamente, perfettamente, al di là di quelle che sono chiaramente le mura di cinta, che riguarda un po' tutti i castelli medievali che nel corso del tempo si sono persi. Un borgo in realtà diciamo medievale, ma che ha origine, come dal punto di vista proprio di cittadina, molto molto più antica, per la vallata di Sassoferrato. Infatti abbiamo valle, il Sassoferrato a valle, praticamente il Sassoferrato in castello, quindi un po' la zona più alta del castello. Questo perché nella parte più bassa, nel 296 a.C., si svolse una battaglia importantissima, la battaglia dei Romani contro i Galli, praticamente Sanniti, altre popolazioni che avevano la proprietà del territorio da qui praticamente fino all'Adriatico, quindi a Sena Gallica, l'attuale Senigallia, ed è lì che nasce un po' che nasce proprio la città di Sassoferrato. Poi chiaramente nel corso del Medioevo, per questioni di sicurezza, tutti i borghi si sono spostati in castello per avere maggior dominanza praticamente sul territorio, allo stesso tempo per avere la difesa proprio del castello. Quindi siamo all'interno di un vicolo, come dicevo, uno anche di quelli indicati come più romantici proprio dell'intero castello, che ci porterà poi a svolgere questo viaggio nel centro storico di Sassoferrato. Laura ci guiderà un po' in questo viaggio, alla scoperta di questo borgo. Non sarà l'unica persona che ci guiderà, incontreremo anche altre figure comunque importanti e che comunque ci aiuteranno ancora una volta a entrare e a conoscere un po' di più Sassoferrato. A due passi dalla piazza è dislocata la duecentesca chiesa di Santa Chiara, dove abita tutt'oggi una piccola comunità di suore clarisse. Incorporato alla chiesa il santuario della Madonna delle Grazie, il monastero conserva un interessante manoscritto della metà del Settecento e importanti opere pittoriche. Qui, Laura, siamo all'interno della chiesa del convento di Santa Chiara. Esatto, giusto? Sì. È un punto comunque molto interessante, per quale motivo? Allora, non tanto dal punto di vista architettonico interno, perché ecco, ci rendiamo conto comunque che nel corso dei rifacimenti storici rimane tantissimo di quello che è l'assetto originario, ma quello che resta in peritura memoria, sicuramente una delle memorie più importanti proprio di Sassoferrato, sono le opere, alcune, non tutte chiaramente, di Giovan Battista Salvi, detto il Sassoferrato, che appunto è uno dei pittori più noti sicuramente della città e che ha dato proprio risonanza
internazionale a Sassoferrato. Purtroppo al momento abbiamo anche nella parte della sacrestia altre opere chiaramente visibili che al momento chiuse proprio per la situazione non felice che stiamo vivendo, ma è visibile proprio al lato dell'altare una bellissima annunciazione proprio di Giovan Battista Salvi, che è tuttora visibile, oltre chiaramente a tantissime altre opere d'arte di pittori minori, ma comunque sempre qualitativamente molto di buon livello, di ottimo livello, insomma. È una delle numerosissime chiese che sono nel centro storico e non solo, e oltre che essere monastero, così come ci sono tantissime altre architetture conventuali proprio su tutto il territorio di Sassoferrato. Questo pittore, vogliamo spiegare perché è così importante? Allora, è un pittore importante perché in un periodo particolare, che è quello della Controriforma, sostanzialmente, intanto aveva l'uso è noto per i suoi azzurri e rossi, no? Quelli che sono un po' i colori principali proprio del vestiario praticamente di Maria della Madonna, ed è noto proprio per queste figure, quindi per le Natività e in particolar modo proprio per la figura della Madonna con Bambino. È quello che l'ha reso noto, tanto che la richiesta era così alta, perché le sue Madonne praticamente giravano ovunque, che le faceva in maniera quasi reiterata, nel senso che erano molto simili l'una nell'altra, chiaramente per avere dei tempi di produzione molto più veloci. Ed è quello che principalmente abbiamo visto per tanti anni sui famosi santini che circolavano fino a poco tempo fa e che circolano tuttora. Poi, non so se posso citarla, chiaramente ultimamente è diventato famoso anche per un'altra cosa, no? Quindi se un tempo giravano i santini, adesso chiaramente c'è un tipo di comunicazione completamente diversa che quello dei social, e poco tempo fa una nota, un influencer, ecco, è stata realizzata una foto, praticamente un fotomontaggio dove c'è il suo volto proprio al posto di quello di una delle Madonne del Salvi, quindi è diventato un caso nazionale sostanzialmente. Tristemente, se vogliamo, perché ecco, ovviamente c'è ben altro rispetto a quello che è una contrapposizione di fazioni religiose e non, insomma. Beh, però è comunque positivo pensare che un artista a questo livello, sia nel bene o nel male, conosciuto a questo punto anche a livello social. Oggi vi aiuteremo magari a scoprirlo anche un po' di più, anche grazie a queste immagini. Qui siamo in una piazza sì, con però due tipologie assolutamente diverse di architetture. Esatto. Allora, in realtà ce ne sarebbe anche una terza che non è visibile, perché siamo nel più antico nucleo del borgo di Sassoferrato. Praticamente il primo centro cittadino nasce proprio in questa zona. Quello che vedete in realtà alle vostre spalle, il muro partiva da un angolo praticamente della chiesa, ma non è visibile, e arrivava praticamente fino alla Rocca la Bronziana, che poi vedremo. Le architetture diverse che vediamo chiaramente sono in seguito a vari rifacimenti. È la chiesa di San Pietro, il primo nucleo, una prima parte, cioè una prima parte ancora più antica, che è proprio quella del 1200 circa. Poi abbiamo una parte del 1500 e un rifacimento del 1700, oltre chiaramente alle varie ritinteggiature che vediamo, che sono state fatte successivamente. Lo vedremo anche all'interno, proprio questa diversa divisione praticamente delle parti architettoniche, anche per il diverso accesso. Noi adesso accediamo praticamente da un ingresso laterale, mentre l'ingresso principale, che poi probabilmente non è mai stato utilizzato, è da un'altra parte. Quello più imponente, diciamo monumentale, è nella parte che oggi è il fondo della chiesa, sostanzialmente. Andiamo. Qui siamo sotto la chiesa che vedevamo prima, giusto? Siamo nella parte della sagrestia. Ok,
E questa è a tutti gli effetti una cella carceraria. Esatto, sì. È una piccola zona, nell'altra parte chiaramente ci sono tantissimi altri oggetti, anche di grande prestigio proprio. Questo luogo praticamente era un luogo chiaramente non destinato a, diciamo, ai preti, o perlomeno era sì destinato ai frati o preti, ma che avevano commesso chiaramente qualcosa. È una carcere sostanzialmente dove venivano rinchiusi coloro che non si erano proprio comportati in maniera retta, tant'è che le scritte ce lo indicano, chiaramente sono scritte fatte con il carbone ottenuto dal focolare che veniva un po' a scaldare l'ambiente particolarmente freddo, anche se oggi non tanto quanto fuori. E in questo caso abbiamo proprio praticamente numerose scritte di questo frate che si chiama Simoncelli, appunto se lo dice proprio, che nel 1792 fu rinchiuso qui dentro perché accusato di essere stato l'amante praticamente di una donna sposata che chiama con epiteti non proprio favorevoli, ecco. È molto interessante appunto leggere in qualche maniera quello che dice e racconta la sua storia e dichiara la sua innocenza, appunto, più altri poi disegni e scritte varie fatte nel corso del tempo che la rendono particolarmente suggestiva, oltre ovviamente all'ambiente stesso che è già diverso. Molto molto suggestivo di Sassoferrato. Dove ci troviamo qui, Laura? Allora, siamo all'ingresso, proprio quindi davanti alla facciata della chiesa di San Francesco, così rinominata secondo una leggenda in seguito al passaggio proprio di San Francesco. Originalmente il nome era San Marco, poi vedremo proprio dentro le testimonianze di questa prima e seconda fase, una chiesa eretta prima nella prima metà del 1200, quindi anche questa è un'altra, diciamo, zona particolarmente antica, così come tutte le numerosissime chiese, come abbiamo anticipato all'inizio, proprio presenti nel centro di Sassoferrato e subito fuori insieme a complessi monasteriali e conventuali. Andiamo allora a scoprirla dentro e a scoprire i tesori che contiene. Quindi siamo all'interno della chiesa di San Francesco, chiesa di San Francesco che, come ci dicevi tu prima, è stata ribattezzata così perché prima era la chiesa di San Marco. Esatto. Tra i tanti tesori conservati all'interno di questo edificio c'è sicuramente il crocifisso. Esatto. È un crocifisso di Giuliano da Rimini dell'inizio del 1300 ed è di una bellezza unica praticamente, chiaramente è di derivazione giottesca. È stato lungamente discusso proprio, c'è stata una, se vogliamo, una diatriba, una ridiscussione proprio storica, proprio per il passaggio di Giotto praticamente a Rimini, lasciando appunto la sua eredità pittorica, che chiaramente qua è molto sentita proprio per la vicinanza con Assisi e quindi per il passaggio di tantissimi artisti che hanno lavorato nel cantiere, ma Giuliano è proprio la testimonianza di come anche a Rimini il frutto della ricerca artistica di Giotto, che come sappiamo oggi è qualcosa di estremamente unico, che ha segnato proprio la pittura, il cambiamento della pittura medievale, e è una traccia che è proprio qui all'interno di San Francesco a Sassoferrato. Poi lui lavorò anche a Iesi in realtà nella Basilica di San Marco, quindi proprio per creare di nuovo un collegamento con l'originale chiesa di San Marco, che è visibile per l'ingresso che era spostato dall'altra parte, quindi oppositamente all'ingresso odierno, per l'immagine del Cristo che vediamo nella cupola praticamente, che è rivolto verso quello che originariamente era appunto l'altro ingresso. Comunque ecco, il crocifisso è sicuramente qualcosa di meraviglioso proprio, e che ha segnato parte della pittura medievale. Thank you.
sono il più storico, io, ricercatore. Ogni chiesa vedo i particolari. Qui abbiamo roba di Sentino, dei 2000 anni, un'acqua santiera, con dei pesci. Questa trovata nel 1915 a Sentino. Poi abbiamo un'ara, questa qui era un altare, perché a Sentino non c'era necropoli, dove mettevi i morti. C'era la cremazione del primo e secondo secolo dopo Cristo, eh? Ecco qui. Qui tutta la storia di Sentino Sassofrada. Laura, qui siamo in un luogo a te molto caro, mi è sembrato di capire. Assolutamente, sì. E anche la parte più moderna e meno storica di Sassoferrato, giusto? Dici dove siamo. Allora, intanto ti faccio un appunto. Meno storica, ma cioè che ha una storia molto più recente sicuramente, ma comunque con una storia molto importante e legata proprio alla città di Sassoferrato. Siamo all'interno del MAMS, che è la Galleria d'Arte Contemporanea, un museo interamente dedicato all'arte contemporanea. È praticamente l'unico dell'intera regione Marche, quindi per il fatto di essere completamente fatto con opere realizzate dal 1900, diciamo prevalentemente nella seconda metà del Novecento. Dicevo, legata alla storia di Sassoferrato, perché dal 1951 a Sassoferrato si svolge un'importantissima rassegna, che è il premio d'arte contemporanea dedicato a Giovan Battista Salvi, di cui abbiamo parlato, che nel corso del tempo ha ospitato tantissimi artisti importantissimi, quindi abbiamo una parte di quelli che sono artisti storicizzati, marchigiani, italiani, ma anche internazionali, perché poi dal 60 il premio si è aperto all'Europa e quindi ha accolto tantissimi artisti. La collezione conta in totale oltre 3.000 opere, mentre all'interno del museo sono esposte circa 600 opere, 300 nelle pareti, altre 300 sono esposte praticamente visibili digitalmente. La particolarità di questo museo chiaramente è che non è un museo contemplativo, proprio perché vediamo le pareti particolarmente ricche, insomma, di opere, ma è un museo che va inteso un po' come luogo di studio, nel senso che ogni parete, qua abbiamo tra l'altro una bellissima opera di Mario Schifano del 66, che è una, diciamo, dei pezzi più importanti, ma non l'unico dell'intero museo. Ogni parete è realizzata a tema, quindi ogni soggetto ha una parete. Qui abbiamo la figura umana, lì abbiamo il tema storico, il volto umano, eccetera, eccetera. E questo ci permette praticamente di mettere a confronto quello che in un determinato periodo storico veniva realizzato attraverso i distinti generi che ci offre il contemporaneo. Ma c'è una particolarità in più: abbiamo parlato di un luogo di studio, quindi lo possiamo un po' paragonare a un museo libro, e la particolarità è proprio questa, che le pareti si sfogliano, quindi all'interno delle pareti c'è una sorta di archivio visibile con altre opere che vengono ruotate, quindi nel corso del tempo vengono sostituite queste con altre opere che sono archiviate normalmente, e la divisione qua è per periodo, quindi abbiamo alcuni dei lassi di tempo che ci permettono di far vedere come alcuni stili prendono forma in un determinato periodo e poi diventano quello che il panorama contemporaneo artistico ci offre oggi, quando i tempi diventano maturi, insomma. Quindi questa è un po' una particolarità. Questo tipo di ambiente però non finisce qui. No. Questo è un vero e proprio centro nel quale si può vivere l'arte a 360 gradi.
Sì, allora qui chiaramente siamo nel piano dedicato al museo, al piano di sotto, quindi nel piano terra praticamente c'è una zona per le mostre temporanee chiaramente, abbiamo un auditorium che viene utilizzato per i seminari, per gli incontri, per varie cose, e in più all'ultimo piano è in fase di... ormai terminato sostanzialmente, mancano soltanto i lavori di pulizia e l'inaugurazione vera e propria, che sarà fatta in tempi più fortunati, una residenza che permetterà agli artisti di venire praticamente qui, di risiedere qua, per dei progetti particolari, creare le opere o se sono dei musicisti per lo studio di uno strumento, eccetera eccetera, nel senso dei progetti, dei workshop che saranno realizzati e che saranno fatti all'interno del museo, che darà modo agli artisti di risiedere nello stesso posto e quindi di confrontarsi 24 H praticamente. Siamo all'Abbazia di Santa Croce di Sassoferrato con Loredana. Lei ci spiegherà un po', ci illustrerà questo che è il magnifico mondo che è contenuto all'interno di questa abbazia. Un punto fondamentale, un punto cruciale per quanto riguarda un territorio che è quello di Sassoferrato, che da qualche minuto abbiamo imparato a conoscere e ci ha veramente stregato. Allora, Loredana, raccontaci un attimo quella che è la storia di questo luogo. La storia che non esiste, perché purtroppo di scritto non è stato trovato niente. Non si sa addirittura chi ha costruito la chiesa e quando. Perché, secondo il Pagnani, fu fondata dai Conti Atti, signori di Sassoferrato. Una lettera trovata a San Vittore di una causa intentata fra i vari commendatari della chiesa la daterebbe molto prima. L'ultima ipotesi che fanno è che la chiesa esistesse prima dell'anno 1000. Poi, quando i Conti Atti sono divenuti signori di Sassoferrato e l'hanno fatta loro, l'hanno abbellita. Però la chiesa probabilmente già esisteva. Poi, non si sa per quale motivo, a un certo punto l'hanno completamente nascosta. Perché l'inizio della chiesa è lì, questo è il dopo. È una chiesa costruita con i resti della città romana di Sentinum, mentre i capitelli sono fatti sul posto di origine longobarda. Ecco perché le date non coincidono. San Rocco, mancante del cane rubato tanti anni fa. San Rocco era francese, protettore contro la peste, morì come un clochard, fu colui che iniziò il cammino di Santiago di Compostela. Il famoso capitello Osè, dovrebbero, usiamo sempre il condizionale, essere Carlo Martello e Pipino il Breve. Allora, Carlo Martello deriva il nome dal fatto che da ragazzo uccise un orso a martellate. Tant'è vero che la parte opposta a testa in giù c'è una bestia, potrebbe essere un orso. Nudo, perché soffrendo di priapismo e non potendo indossare l'armatura di una volta, ci spesso andava in giro nudo. Però per i suoi soldati era un segno di forza, di virilità, di potenza, e accanto ha il figlio Pipino il Breve, il nonno e il padre di Carlo Magno. Questo grande affresco è il fine vita di San Tommaso Apostolo. Allora, sulla prima figura rifiuta un cibo e un servo lo colpisce. Lo stesso servo è divorato da un leone e la mano che ha colpito il santo è in bocca a un lupo. San Tommaso, che predica alla regina e alle principesse indiane il martirio, mentre viene colpito a morte, benedice, gli idoli si infrangono. Sotto sono la Madonna, il Beato Alberto, la Madonna che allatta e la Crocefissione, la figura inginocchiata in nero, colei che ha pagato l'affresco. Al lato Santa Caterina d'Alessandria. La pala di Pietro Paolo Agaviti è del 1524. Forse una delle pale più belle, perché poi morì nel 1540. In alto sono San Placido, San Girolamo, San Benedetto, Santa Scolastica e San Mauro. Il monaco in basso, inginocchiato, che guarda verso noi, è il committente. Il barbuto dietro a mani giunte, lo stesso Agaviti, l'autore.
I due monaci inginocchiati in primo piano sono il beato Alberto, che è sepolto lì sotto, e il beato Gerardo, che poi divenne patrono di Serra dei Conti. Invece il paliotto sotto è del 1600, l'autore Leonardo Scaglia, che è lo stesso autore del soffitto della sala del Gonfalone a Fabriano. Abbiamo continuato il nostro viaggio tra i magnifici borghi proprio qui, a Sassoferrato, questo paese diviso in due geograficamente, ma unito dalla stessa anima. Un paese, un borgo, pieno di cultura, di religione, di tradizione, ma anche di mistero. Vi invitiamo a scoprire questo, che è uno dei borghi più belli d'Italia.